Guardi, dottoressa, io veramente sono preoccupata. Noi le abbiamo provate tutte, ma qui la situazione, invece che migliorare, peggiora continuamente. Sì, pure Sofia, poverina, è ridotta a uno straccetto. Io sono stremata, non dormo più. Veramente, io a questo punto credo che la cosa non riguardi più un semplice raffreddore, ma potrebbe essere un principio di broncopolmonite. Guardi, un'amichetta di Sofia ce l'ha avuta a scuola, 3 cicli di antibiotico le hanno fatto, ma non è servito a nulla. Anche un collega di mio marito, la moglie, mi ha detto che il cortisone addirittura gli hanno dato, ma niente, neanche quello. Poi al telegiornale ho sentito che siamo circondati da questi virus di bronchiti acute. Signora, le bronchiti non sono ultracorpi in assetto di guerra. A volte capitano, in certi casi, anche per cure sbagliate. Appunto, e noi le abbiamo provate tutte, eh? Guardi, ho provato i fumetti al rosmarino della nonna, l'ho letto su un forum interessantissimo, però niente. Ho provato il cortisone, niente. Ho provato anche lo sciroppo, sa, quello da banco in farmacia, niente, pure quello. L'antibiotico volevo darle, perché come dice la mia amica Stefania, la mia carissima amica, se non prendi l'antibiotico comunque non serve a nulla, però il farmacista senza ricetta non me l'ha dato. Quindi, dottoressa, a questo punto mi è rimasta solo lei. Cara signora, io sono qui per questo, ma cominciamo dall'inizio. Da quanto è malata Sofia? Guardi, orientativamente 10 giorni. 10 giorni mi sembra un po' troppo, eh? Lei doveva sentirmi prima, almeno 2 o 3 giorni dopo. Ed è senza energia, poverina, non è più la bambina vivace di prima. A parte che non mangia nulla, è solo yogurt e merendine. Io veramente non so più dove sbattere la testa. A questo punto il problema non è più la tosse, capisce? Ma aiuti lei. Signora cara, non ingigantiamo la cosa e non facciamo confusione. In questa stagione un'infreddatura, anche se impercettibile, può portare delle complicanze fastidiose. Magari le difese immunitarie sono basse a causa di una cattiva alimentazione. Perché l'alimentazione sbagliata, cara signora, lei deve sapere, è la origine di queste complicanze, non sono la conseguenza. Ah, vedi? Già. Provi a sostituire le merendine di Sofia con, sì, per esempio, della frutta. Ecco, soprattutto adesso che ha 9 anni, è importante l'alimentazione. Provi a dare anche della verdura, per esempio. Lei deve sapere che gli anticorpi si rafforzano così, in questo modo, giorno dopo giorno, e non soltanto quando magari arriva la tosse e la si vuole far passare. Certo, no, ma infatti quel multivitaminico in realtà non è che abbia sortito chissà quali effetti, eh? No, ha ragione. Ho capito, 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 capito. Signora cara, ho capito tutto. Grazie. Bene, bene, bene. Eccoci. Allora, sì. Dov'è la bimba che la visitiamo? A casa. Ma perché la dovevo portare? Oddio, non ci ho pensato, mi scusi. Beh, signora, se lei me la porta, no, cioè, io la visita. Su, forza. Tutta salute, signora, si metta qua? Ma visita me? Sì, sì, adesso che ci siamo, almeno visito lei. Tossisca. Un altro con le tosse.